Carissimi ragazzi e ragazze in ascolto, un santo pomeriggio a tutti e Ave Maria da Leonardo Maria Pompei, che vi dà il benvenuto ad una nuova puntata di Spazio Giovane e al ciclo di catechesi sulla preghiera cristiana che ormai da numerose puntate ci vede attenti, direi anche assorti, ecco, nella meditazione e contemplazione della bellezza delle litanie lauretane, che rappresentano alcune tra le litanie approvate da Santa Madre Chiesa Cattolica e che quindi sono raccomandatissime insieme alle altre che abbiamo già viste, particolarmente insomma le litanie al Santo Nome di Gesù e altre che se Dio vuole poi vedremo. Oggi dovremo finalmente concludere la rassegna delle litanie dedicate appunto a Maria Santissima con il secondo ciclo, l'ultima parte, diciamo così, delle litanie che riguardano la regalità di Maria Santissima. Ricorderete che la volta scorsa, chi è un ascoltatore assiduo, abbiamo cominciato a scendere un pochino in particolare, quindi a vedere nel dettaglio le prime litanie regali di Maria Santissima. Abbiamo visto Maria Regina degli Angeli, abbiamo visto Maria Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede e infine Regina delle Vergini. Oggi ci rimangono le ultime, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santissimo Rosario, Regina della Famiglia e Regina della Pace. Le vedremo adesso rapidamente insieme, cominciando appunto dalla prima. Regina di tutti i santi. Allora, voi sapete che c'è una festività liturgica dedicata appunto alla celebrazione di tutti i santi di Santa Madre Chiesa Cattolica, che viene solennemente festeggiata, celebrata il 1 novembre. Questa festa, anzi, diciamo che è una delle feste più belle per tutti quanti noi, perché ci ricorda l'altezza della nostra vocazione e l'accessibilità della santità, come la Chiesa ricorda nel Lumen Gentium, agli uomini e donne di ogni stato, età e vita. Ecco, veramente nel panorama dei santi, che come dire, sono pochi in relazione al genere umano complessivamente considerato, ma non sono poi così tanto pochi perché c'è una schiera. Ne troviamo davvero di tutti i colori. Troviamo dai santi bambini, tipo la Santa Maria Goretti. Sapete che è in corso anche il processo di canonizzazione della piccola Nennolina, che se andasse in porto sarebbe la più giovane santa della Chiesa Cattolica, perché aveva, non mi ricordo, 5 o 6 anni quando è veramente resi volata al cielo dopo una testimonianza davvero commovente. E abbiamo invece santi che sono morti, tipo Sant'Antonio Abate, se non ricordo male, è morto ultracentenario dopo una vita insomma di ascesi e di penitenza nel deserto. Quindi c'è veramente, abbiamo santi sposi, santi ragazzi, santi adolescenti come San Domenico Savio, c'è Beato Pier Giorgio Frassati, per fare qualche esempio vicino. È veramente un florilegio incantevole, ecco, e è molto importante meditare sui santi per innamorarci anche noi della santità. E sapete che purtroppo, ne ho parlato anche su questa radio, c'è stata un'operazione veramente infame negli ultimi decenni, ecco, di oscuramento della solennità dei santi, ecco, con la sovrapposizione del fenomeno Halloween, ecco, che anche per chi non volesse credere, insomma, alle implicazioni, come dire, non piacevoli, non gradevoli che ha questa festa, purtroppo, perché è connessa con il mondo del male, cosa facilmente dimostrabile, insomma, sulla base di tantissime testimonianze, soprattutto tantissime catechesi. Se non altro deve convenire che questa, che se non vuole credere alla pienezza della verità, dovrà convenire che questa carnevalata di importazione americana, tendenzialmente macabra, certamente distoglie lo sguardo di piccoli e grandi dalla solennità di ogni santi. Questo penso che sia andato, almeno questo oggettivo, per chi taccia di, come dire, di fondamentalismo, di allarmismo satanista, chi spiega alcune cose che risultano insomma dai calendari, che
dalla prassi, insomma, di questo mondo oscuro, però questo è un dato oggettivo, no? Un po' come la Befana, ecco, che soppianta l'Epifania, quindi il giorno del 6 gennaio, anche il nostro linguaggio, no? La Befana soppianta l'Epifania, Babbo Natale sopporta Natale, Ferragosto sopporta la sua, come dire, soppianta l'Assunzione e tutte queste feste cristiane, Carnevale, come dire, profana, come dire, in qualche modo attacca la Quaresima, diciamo così, noi invitando alla sfrenatezza, perché tra l'altro oggi c'è più nessun senso, perché oggi la Quaresima, perdonatemi l'umorismo un po' amaro, la Quaresima chi la fa oggi? Cioè, ci sono certamente dei cattolici, spero anche tra gli ascoltatori, che vivono questo tempo come un tempo intenso di purificazione, di santificazione, ma a quanto mi costa nella maggioranza dei fedeli, considerando anche la maggiore mitigazione che c'è rispetto a un tempo della disciplina della Chiesa, non è che tutto quanto questo tempo di grandissima penitenza, no? La Madonna alla Salette disse che, espressione un pochino cruda, che in Quaresima, faccio questa divagazione perché ci stiamo in Quaresima, e dice in Quaresima gli abitanti del villaggio vanno dal macellaio come cani. Io quando sentii questa cosa rimasi inorridito, insomma, un'espressione così forte usata dalla Madonna, ma non sapevo, però venni a sapere dopo, un tempo, insomma, la Quaresima era astinenza dalle carni, punto e basta, non era soltanto il venerdì di Quaresima, che tra l'altro non tutti santificano, tra l'altro, no? Quindi anche tutte queste carnevalate, ecco, anche lì a prescindere da altro, basta semplicemente leggere, c'è scritto un articolo sul blog, la guerra che ci hanno fatto i santi contro il carnevale, non per motivazioni legate al satanismo o altre cose del genere, semplicemente per motivazioni legate allo spirito di santità cristiana e alla centralità per noi della celebrazione dei misteri della nostra salvezza, insomma, non della sfrenatezza in attività, feste, cerimonie comunque pagane. Questo è indubbio, insomma, che il carnevale sia una festa pagana. Ecco, quindi, perché tutte queste divagazioni? La Madonna è la regina di tutti i santi. Che significa? Qui bisogna leggere un pochino di biografie di santi. Vuol dire che tutto ciò che ogni singolo santo è stato nella sua peculiarità intrinseca, quindi dovuta al fatto che è un'anima unica creata da Dio, al temperamento, all'età, allo stato di vita, alle attitudini, no, che aveva. Ci sono dei santi che sono stati dei campioni di digiuni, di penitenze, altri sono stati campioni di opere apostoliche, oppure di carità, oppure di quello che volete, quindi, avendo ciascuno, diciamo, un tratto particolare, caratteristico. Ecco, però la Madonna li sussume in sé e li contiene, per questo che nella regina tutti. Come la volta scorsa concludevo, nel senso che anche le grandi austerità che hanno fatto più di qualche santo, molti santi, per la verità, la santità non consiste nelle austerità, perché ci sono stati anche alcuni santi che non le hanno praticate così tante a livello così macroscopico come alcune figure della geografia cristiana, però è indubbio che sono stati praticati da tantissimi santi, d'accordo? E io non credo che la Madonna possa farsi dire da nessuno: io ho fatto più penitenza di te, ecco, quindi, come dire, è un mio pensiero personale che però è fondato su quello che ci siamo detti nella prima introduzione alla regalità di Maria, a ciò che la regalità presuppone, perché un re è più grande dei sudditi, capite? Quindi se è più grande vuol dire che li ha superati. Come dire, certo, i re umani li superano in dignità e in onore, ecco, ma abbiamo visto che la regalità di Maria e di Gesù non è fondata sull'onore che avevano in quanto tali, ecco, Gesù in quanto Verbo eterno del Padre e Maria in quanto Madre di Dio, ma è una regalità conquistata sul campo, quindi attribuita da Dio a suo figlio in quanto uomo e alla Santissima sua Madre per l'osservanza di una vita irreprensibile, ecco, si legge nel Nuovo Testamento, no? Ecco, elevata al massimo possibile della santità. Quindi tutto ciò che ogni santo è, la Madonna lo è stata come o di più. Quindi questa è la regola. Poi, dopo la regina di tutti i santi viene la regina concepita senza peccato originale. Lo sapete benissimo che questa litania
fu conseguenza della proclamazione del glorioso dogma dell'Immacolata da parte del beato Papa Pio IX nell'anno 1854, l'8 dicembre, con la bolla Munificentissimus Deus. Ecco, questo titolo è uno dei titoli più belli di Maria Santissima, perché Maria Santissima ha avuto il privilegio unico, ecco, perché questo è proprio il privilegio unico in tutta la razza umana, di riessere immessa, come il suo figlio Gesù, nello stato in cui stavano i nostri progenitori. Cioè, la vita di Gesù e di Maria non è stata altra che un rivivere ciò che Adamo ed Eva hanno perduto. E qui, perdonatemi se torno a citarli, gli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta sono molto importanti in questo, quindi che fanno vedere come il fiat di Maria, preceduto chiaramente dal fiat dell'incarnazione del Verbo, che è un fiat molto precedente, un fiat eterno, che però si compie nel fiat di Maria, è stato già un primo ripristino della creazione, del prigenio fiat pronunciato da Dio Padre, che era il fiat tecnicamente denominato creante, che purtroppo l'uomo aveva distrutto con il peccato originale, quindi facendogli perdere quella regalità su se stesso, sul creato, tutti quanti i doni straordinari che aveva e che gettò le ortiche, ecco, quando fece nascere, questa è l'espressione, la volontà umana, su istigazione di Satana, trasgredendo la divina volontà e quindi innescando quella catena di disastri, di rovine, di miserie, di lutti, di lacrime, di angosce, di sofferenze che constatiamo quotidianamente nel mondo. Ecco, la bella notizia poi è che non si è finito lì quello che è successo a Gesù e Maria, si narra la serva di Dio che Gesù lo ha riproposto personalmente a lei di dare un terzo fiat, che è quello che lei ha dato perché? Perché in un'unione assoluta con la volontà di Dio potesse ripristinare attraverso questa unione l'ordine della primitiva creazione, inaugurando una via, un cammino veramente aureo in cui tutti coloro che desidereranno abbandonare, lasciare completamente la propria volontà e unirsi a quella di Dio potranno, se come quando Dio vorrà, nei tempi in cui questo dal punto di vista spirituale ascetico va compiendosi in un'anima, rigustare inizialmente, quantomeno a livello interiore, quella pace e quella felicità, quella gioia, quella partecipazione veramente intensa, assoluta alla vita divina che avevano i nostri progenitori. E chiaramente la Madonna, partendo dallo stato di essere Immacolata Concezione, certamente ha avuto delle agevolazioni, mi perdonerà, rispetto a noi, perché lo stato di natura integra noi non ce lo possiamo neanche immaginare la notte, figlioli miei cari, perché è una condizione assolutamente diversa da quella che viviamo adesso noi. Certo, questo non sminuisce minimamente la grandezza e l'eccellenza della Madonna, perché i nostri progenitori quello avevano e sappiamo la fine che hanno fatto, quindi questo non rendeva, come dire, non diminuisce minimamente i meriti infiniti della Madonna, ma anzi, come dire, lì da loro un fulgore, uno splendore maggiore, ecco, perché sapete che la Madonna è stata l'unica creatura che ha dato a Dio la gioia di poter vedere come doveva essere il suo capolavoro, capolavoro di cui Dio gioiva, cioè Dio è innamorato di Maria. Quindi un amore immenso che avrebbe voluto avere come ha avuto con la Madonna, con tutti gli uomini, d'accordo? Non è che non ce l'ha più adesso, certo che ce l'ha, perché l'amore di Dio è infinito, ma è quell'amore in qualche modo però, cioè capite, Dio ci ama tutti quanti, ma non può compiacersi di un uomo imbarbarito, d'accordo? Che vive in una maniera completamente balorda, deturpato, ecco, dal male generato dalla propria volontà che partorisce il peccato. Quindi Dio ha continuato ad amare l'anima di quella persona, ma certamente non si compiace del suo operato, no? E invece con la Madonna non era così. Ecco, con la Madonna c'era una gara di compiacenza e di amore reciproco tra il creatore e la creatura, come dovrebbe essere, come sarebbe dovuto essere stato.
realmente per tutti i membri della razza umana. Come speriamo, insomma, io non conosco ancora bene, devo approfondire ulteriormente, ecco, il grande mare di questi scritti, ma certo che se si potesse rivivere la bellezza di una cosa del genere, che poi non è niente altro che fare ciò che tutti i cristiani devono fare, perché tutti i giorni nel Padre nostro diciamo venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Ecco, e lo diciamo appunto perché il nostro Signore ci ha insegnato a dirlo, questo lo dico anche ai miei fedeli, dico perché voi vedete in giro il regno di Dio, in questo brutto mondo, io non tanto, insomma, si vede più che altro spesso e volentieri il regno di Satana, come Gesù stesso dice nel Vangelo, che lo chiama il principe di questo mondo, quindi certamente non la bellezza, ecco, di una vita felice, di una vita spesa per la gloria di Dio, di una vita di innamorati che fanno a gara per andare ad adorare il Santissimo Sacramento, che ci vogliono i carabinieri davanti alle porte delle chiese e che si amano gli uni gli altri come Gesù ha amato noi. Io queste cose non le vedo, poi se qualcuno le vede mi faccia una mail, insomma, mi dica dove si possa andare a trovare. Ecco, quindi dobbiamo auspicare, sperare, pregare, impegnarci per l'avvento del regno di Dio sulla terra, questo è sicuro. Quindi l'Immacolata ha avuto questo straordinario privilegio che ha però indubbiamente speso in maniera assolutamente esemplare, eccellente, raggiungendo dei vertici di santità che sono inimmaginabili a umana creatura e che portano all'ulteriore litania, Regina Assunta in cielo. Sapete che allora io quando ho fatto un ciclo di catechesi dedicato a San Giuseppe ho scoperto una pia credenza, ecco, tenuta da molti santi, non ultimo San Giovanni XXIII e a quanto pare anche l'attuale pontefice è molto devoto di San Giuseppe. Ha fatto inserire, come sapete, il nome di Giuseppe in tutte le preghiere eucaristiche. Anche al di là della prima preghiera, no? Chi va a messa tutti i giorni dovrebbe essere pratico con queste cose. Il nome di San Giuseppe fu inserito nel canone romano appunto da Giovanni XXIII per la sua devozione a San Giuseppe, ma era solo lì. Francesco l'ha fatto inserire tutte le altre preghiere eucaristiche, soprattutto le quattro, diciamo, principali del Messale romano, la seconda, la terza e la quarta. Quindi ogni sacerdote che celebra la messa è obbligato, dopo la Beata Vergine Maria, a nominare San Giuseppe suo sposo, cosa che io ho gioito, cioè, anche la mia devozione a San Giuseppe. Insomma, però, cosa succede? Che quando feci quei cicli di catechesi mi imbattei in una pia credenza, ripeto, sponsorizzata anche da Giovanni XXIII, ma non solo da lui, adesso non ricordo quanta fila di santi c'erano, erano tanti veramente, che sostenevano che. Quando il Vangelo di San Matteo dice che alla risurrezione di Gesù alcuni morti risuscitarono, questo scritto nella Bibbia, questo qui, quella frase un po' misteriosa, e furono visti da molti, e qualcuno poi Gesù, questi non sono risuscitati come è risuscitato Lazzaro, nel senso che è risuscitato e poi è morto di morte naturale, no, ma qualcuno Gesù si è portati con sé in cielo. E tra questi, questo lo pensano veramente quasi tutti gli autori di quella corrente che ho citato, c'era San Giuseppe. Quindi non solo che San Giuseppe è stato anche lui assunto in cielo, ma prima della Madonna. Perché però? Ecco, San Giuseppe, sono stati coinvolti, diciamo, da Gesù alcuni grandi personaggi, non sappiamo chi, non sappiamo, non siamo neanche sicuri ci sia San Giuseppe, ecco. Anche se sapete che c'è un'apparizione in corso, già approvata dal vescovo locale, che è quella di Itapiranga. Non solo approvata, ma ha dato anche l'autorizzazione alla costruzione del santuario dedicato ai tre cuori: il cuore sacratissimo di Gesù, il cuore immacolato di Maria e il cuore castissimo di San Giuseppe, che è un po' la quiddittas di queste apparizioni, dove San Giuseppe ha rivelato molte cose di sé, tra cui ha confermato il fatto che è stato assunto in cielo. Ovviamente la nostra fede non si basa sulle rivelazioni private, meno che mai su quelle ancora in corso, che hanno sempre bisogno di cautela, di calma, di pazienza e di discernimento e di sottomissione sempre al giudizio di Santa Madre Chiesa. Però questo si fonda su una pia credenza. Allora, qual è la differenza tra l'assunzione di Maria e ammesso che ci sia stata, l'assunzione di San Giuseppe? È che Maria, numero uno, è stata assunta
per i meriti di una vita assolutamente indefettibile, cioè non è stato un regalo, una primizia data da Gesù ad alcuni per la stretta vicinanza con lui o per la grande santità che avevano. San Giuseppe tra gli esseri umani il numero uno, d'accordo? Sono comunque in ogni caso tutti quanti passati per sorella morte corporale, capite? Per sorella morte corporale con tutti gli annessi e connessi, capite? Quindi con il sepolcro, la Madonna nel sepolcro non c'è stato. Anche chi sapete che Pio XII, quando definì nella Bula Munificentissimus Deus il dogma dell'assunta, non risolse una questione accessoria se la Madonna fosse o non fosse morta. Perché alcuni dicevano di sì e altri dicevano di no. Ora, a mio modestissimo avviso, e non sono il solo a pensare questo, però specifico il mio modestissimo avviso, perché nella Bula Munificentissimus Deus non c'è scritto, cioè Pio XII volutamente non prese posizione per non rischiare, essendo quella un'espressione di un magistero ex cattedra, insomma, entrare in una cosa ex cattedra che potesse poi essere messa in discussione. Quindi lasciò ai teologi il compito di discutere e di verificare ulteriormente. Ora è chiaro che Maria Santissima, per il fatto che era stata concepita senza peccato originale, non può assolutamente, non può essere morta come moriamo noi, né tantomeno aver sperimentato la corruzione. La Madonna delle Tre Fontane disse: il mio corpo non poteva marcire e non marcì. Quindi, se si deve parlare di morte di Maria, ecco, bisogna mettere molte virgolette. La morte di Maria può essere stata semplicemente, come del resto la tradizione ci tramanda, perché a Gerusalemme c'è il luogo della Dormitio Mariae, quindi, ma non della Dormitio come per noi, no? In senso metaforico, cioè cimitero etimologicamente vuol dire dormitorio, cioè i cimiteri ce li siamo inventati noi, ecco. E oggi dilaga anche tra i cattolici la piaga della cremazione, su cui, grazie a Dio, il Cardinal Müller è recentemente intervenuto con un documento approvato dal Pontefice, che vi invito sinceramente a leggere, in cui, pur affermandosi la liceità teorica e in alcuni casi pratica della cremazione, qualora non sia fatto per motivi contrari alla fede, è comunque sempre da sconsigliare, e c'è tutta quanta una catechesi lunga sul valore del corpo cristiano e dei cimiteri. Chiusa parentesi. Ora però la corruzione, la morte in senso stretto, che non è altro che la conseguenza diretta, la volontà umana si separa da quella divina e l'anima si separa dal corpo, questa è la morte. È quell'ultima conseguenza di questa separazione primordiale. Questo non può essere avvenuto in Maria. Ed in effetti c'era un largo filone spirituale che parlava non di morte, ma di appunto dormizio, una dormizio estatica, quindi l'anima, la parte superiore dell'anima di Maria, rapita in cielo, chiaramente lascia il corpo come tutti quanti i rapimenti mistici, è disteso, quindi è apparentemente morto perché privo di sensi, e in quel contesto gli angeli l'hanno presa e l'hanno portata in cielo, quindi è un'assunzione diversa. Uno, nelle modalità, due, nelle premesse, e tre, anche come dire, negli antefatti, d'accordo? Perché è un'assunzione proprio in senso stretto, perché derivante dalla vita di assoluta indefettibilità condotta, che parte dalla Immacolata Concezione, ma si snoda poi in tutte le tappe di una vita irreprensibile. È chiaro che il nostro Signore Gesù Cristo è morto non certo perché doveva morire, come lui stesso spiega. Egli non ha nessun potere su di me, ma bisogna che io faccia quello che vuole il Padre. Il mondo sappia che io faccio quello che il Padre mi ha ordinato. Ecco, offrendosi liberamente alla sua passione. Cioè lui è morto per la nostra salvezza. Quindi si è assoggettato ad una morte violenta. Non è morto di morte naturale, perché Gesù non poteva morire di morte naturale, ma per la nostra salvezza, perché si è fatto peccato per noi, perché ha dovuto obbedire al Padre fino alla morte di croce, per riscattare la piaga purulenta dell'umana disobbedienza, capito? Che ha generato tutti i mali del mondo, quindi portando l'obbedienza alla volontà di Dio a quel grado assolutamente estremo, eroico e inimmaginabile che è stata la sua vita e la sua dolorosissima passione. Ecco, quindi l'assunzione di Maria ha questi fondamenti differenti e anche la gloria conseguente all'assunzione di Maria è infinitamente, perché la Madonna assunta in cielo è stata elevata, come abbiamo visto la volta scorsa, al di sopra dei cori angelici.
alla mia destra, alla tua destra, la regina onore di Ofir. Gesù, la sua santissima umanità, è seduta alla destra del Padre. La Madonna è seduta alla destra di Gesù, quindi a fianco a lui in trono, quindi la socia perfetta, insomma, di Gesù. Ecco, un incanto di splendore e di grazia. Poi, Regina del Santissimo Rosario, titolo questa volta che aggiunse alle litanie lauretane il Grande Papa. Io vi invito a pregare per la sua beatificazione, perché io sono convinto che sia un santo Papa, ecco, non meno di tanti altri santi papi che ci sono stati prima e dopo di lui, ma che è Leone XIII, il Papa del Rosario. Leone XIII è stato un grandissimo devoto del Rosario e della Madonna, amico e contemporaneo del Beato Bartolo Longo, che è il fondatore del più grande santuario dedicato al Rosario che ci sia quantomeno in Italia, che è il santuario di Pompei, ed ha non solo pregato tantissimo il Rosario, ma ha incoraggiato a spada tratta la pratica del Santo Rosario, la preghiera del Santo Rosario, che era, è e sempre resterà il mezzo più efficace in assoluto, senza discussioni, per ottenere qualunque cosa dalla Santissima Trinità. Non è un caso che per le grazie impossibili, si fa la novena alla Madonna del Rosario di Pompei. Ecco, perché il rosario, abbiamo già parlato in questo ciclo di catechesi del rosario, questo diciamo, le litanie rappresentano un po' una sorta di chiusura del discorso sul rosario, pur essendo una preghiera devozionale, quindi pur essendo oggettivamente, ricordate la familiarizzazione a questi termini, inferiore alla preghiera liturgica ufficiale della Chiesa, però da un punto di vista di efficacia soggettiva sul cuore di Dio, ecco, nell'acquisto delle grazie, non ha eguali, non lo ha. Ecco, per le motivazioni che abbiamo spiegato a suo tempo e a cui, ecco, non dovendo rifare un'altra volta la catechesi sul rosario, rimando, è una delle puntate precedenti di questo ciclo di catechesi che, come tutte le mie cose, potete trovare sia online sia nella forma del podcast sul mio sito personale che con il video e sul mio canale YouTube. Quindi, Regina del Santo Rosario, Regina della Famiglia. Oh, questo titolo è stato inserito da San Giovanni Paolo II, questa nuova litania lauretana, prima di Regina della Pace, ecco, non casualmente, quindi proprio tra il rosario e tra la pace. Non è un caso perché San Giovanni Paolo II, come sappiamo tutti quanti, aveva una devozione straordinaria nei confronti della Madonna. Aveva come motto papale Totus Tuus, aveva conosciuto gli scritti del grande San Luigi Maria Grignion da Monforte, aveva fatto la consacrazione Totus Tuus e abbiamo visto che anche durante il pontificato, anche durante, io lo ricordo, insomma, io quando stavo detto San Giovanni Paolo II, c'avevo 7 anni, mi ricordo benissimo, e quando si è affacciato alla finestra in diretta, quando disse se sbaglio mi correggerete, io me lo ricordo, insomma, non solo dalle immagini di repertorio che fecero vedere in occasione della sua morte, un grandissimo papa, e tutti quanti lo riconoscono, e devotissimo della Madonna, e devotissimo del Rosario, ecco, che amava recitare, che ha sempre recitato per tutta la vita devotamente, in maniera anche che lasciava, noi ci ricordiamo, insomma, i momenti intensi di preghiera di San Giovanni Paolo II, dovunque andava. Suo stare a lungo in ginocchio anche all'età insomma avanzata, anche quando le condizioni di salute veramente gli impedivano, cioè che a quello gli hanno sparato, insomma, più di qualche volta. Vi ricordate quando si spaccò il femore, insomma, subì qualche dispetto da parte del diavolo. Quindi, anche fisicamente, fu molto provato. San Giovanni Paolo II ha lasciato veramente un grandissimo esempio di dedizione, di sacrificio, di elevata anche vita ascetica. Ecco, lui era un apostolo del Santo Rosario, scrisse anche un'enciclica, Rosarium Beati Virginis Mariae, dedicata proprio al Santo Rosario. Sappiamo che addirittura aggiunse i misteri luminosi, quindi era davvero un araldo, un apostolo del Santo Rosario, no? E ne spiegò anche i momenti, voi capite perché dopo, negli anni tumultuosi, con tutte quante le cose che purtroppo ancora affliggono Santa Madre Chiesa, negli anni tumultuosi,
70 di più, 80 e 90 di meno, ma comunque non si erano mai esaurite alcune cose, si assistette, a mio avviso, un suicidio proprio ecclesiale al fenomeno dello snobbare, quando andava bene, se non addirittura ridicolizzare e quindi soppiantare e cancellare del tutto le preghiere di origine devozionale. C'era una parola che andava in voga, era il devozionismo. Cioè, non comprendendo, tante volte, che la preghiera liturgica, la preghiera eucaristica 1, che è quella più antica, che è il canone romano, che è quella che la messa l'ha detta ininterrottamente per 1600 anni, eppure adesso viene detta perché è la prima delle preghiere eucaristiche in italiano, dei quali conosci la fede, la devozione, cioè fede e devozione non sono in alternativa, ecco, in alternativa alla Lutero, o la fede o la devozione. E quindi se uno fa troppa devozione, fa devozionismo, dica non c'ha la fede. Ma chi l'ha detto questo qui? Ma le nostre bisnonne che stavano tutto il giorno con il rosario in mano e che hanno condotto una vita santa, d'accordo? Proprio santa. Ma c'erano più fede loro o i nostri contemporanei o quelli che partecipano, con tutto il rispetto, ai corsi di formazione di scienze religiose, eccetera, eccetera, e che magari a volte sono anche un po' spocchiosi e saccenti perché hanno studiato quattro cose di teologia. Io ritengo che le nostre bisnonne ce n'erano molta di più, d'accordo? Santa Maria Goretti, che era analfabeta, momenti non può fare ancora comunione perché poteva studiare il carisma, era buona solo a di rosario, d'accordo? Non buona a fare nient'altro, a di rosario a lavorare veramente come non so che c'è stata tantissimo, insomma, in maniera quasi inumana, perché nei campi e dentro casa, perché faceva l'assistente ai figli. È morta da martire sapendo dire di no ad una violenza, beccandosi 14 coltellate solo con rosario in mano. Cioè, io veramente. È certo che esistono delle deviazioni, no? È certo che esistono delle possibili aberrazioni nelle tradizioni popolari di paese. Certo che possono esistere le processioni dove mettono 100 miliardi di banconote dentro queste cose delle statue che li viene dei soldi. È una cosa proprio brutta a vedersi, è chiaro che questo si deve in qualche modo correggere, no? Però la linea prudente dei pastori della Chiesa, dei pontefici, dei vescovi accorti è sempre stata quella di non distruggere, d'accordo? Ma evangelizzare, incanalare, purificare, correggere, santificare, non togliere. Capite? Perché se uno si ammala, non è che ammazzi. Gli togli la malattia, la curi. Quindi nessuno dubita, no? È chiaro che la preghiera liturgica della Chiesa non può essere paragonabile. È chiaro che la Santa Messa, la liturgia delle ore, che sono la preghiera pubblica ufficiale della Chiesa, hanno una dignità. La Santa Messa sicuramente sta su un altro pianeta, d'accordo? Non si può assolutamente paragonare a niente, a nessuno. Ecco, la liturgia delle ore è certamente la preghiera pubblica ufficiale della Chiesa. È la preghiera dei Salmi, è la preghiera non solo di 2000 anni ininterrotta, ma è la preghiera che addirittura risale alla tradizione ebraica. Cioè, Gesù pregava sicuramente con i Salmi, cioè pregare con i Salmi è cosa antica quanto la scrittura di essi, d'accordo? Perché appena sono stati scritti, soprattutto da Re Davide e poi da molti, da altri, non tantissimi redattori, è diventata spontaneamente la preghiera, diciamo così, ufficiale del popolo di Dio, anche perché divinamente ispirata. I salmi sono le parole che Dio stesso ci ha messo in bocca, no? Quindi, ma non occorre, per affermare il primato della preghiera liturgica, distruggere tutto. Pensate, se uno avesse distrutto la Via Crucis, a quanto è santificante il pio esercizio della Via Crucis, nato il rosario, è nato in ambiente domenicano, la Via Crucis è nata in ambiente francescano. Cioè, ma la Via Crucis fatta bene è un esercizio di santificazione veramente straordinario, perché meditare sulla passione di Gesù, siamo in Quaresima, è una delle cose più santificanti che esista. È stata raccomandato ininterrottamente 20 secoli da tutti i maestri di Spirito. È la meditazione migliore, la più proficua, quella che più ci santifica e che ci consente, come doveroso, di ricordare quello che ha patito Gesù per noi e di ringraziarlo come dobbiamo veramente, cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. Chi è che ringrazia Gesù per
dicendogli grazie Gesù per tutte le sofferenze che hai subito per me, per la flagellazione, per gli sputi, per le corone, per il peso della croce, per i chiodi. Chi glielo dice? Non sempre tutti, no? Quindi occorre recuperare, no? Ecco, però, regina della famiglia dopo regina del Santo Rosario, quante volte San Giovanni Paolo II raccomandò di recuperare la preghiera del Rosario in famiglia? La famiglia oggi è un crocevia di bombardamenti. Bombardamenti. Qui negli ultimi 40 anni, da un punto di vista oggettivo, sono stati bombardati in Santa Madre Chiesa i due polmoni, io li chiamo così, il clero da un lato e la famiglia dall'altro. Negli anni 70, 40.000 defezioni. Andava di moda levarsi la tonaca da tutte le parti possibili, cioè levarsi la tonaca di fatto chi cominciava ad andare a vestire diversamente e di diritto chi lasciava il sacerdozio per andare a fare altro. Poi questa emorragia si è frenata, però sono venuti altri problemi. La secolarizzazione prima del clero, poi gli scandali purtroppo, e amplificati dai media, e nella famiglia, a cominciare dalla legge Fortuna del 70, abbiamo assistito progressivamente ad un attacco sempre più forte, insomma, no? Quindi, non voglio fare retorica, conosciamo queste cose qui, no? Prima del divorzio, con la libera convivenza, l'aumento del matrimonio al comune, e adesso tutte quante le altre forme di unione, anche tra persone dello stesso sesso, che vorrebbero addirittura avere la dignità di matrimonio, uguale marasma che non finisce, questi figli che nascono in tutti i modi possibili. Cioè, stiamo sotto assedio, stiamo, d'accordo? Ecco, allora, non è tutto così, perché le famiglie sante ci sono anche adesso. Di preti santi non date retta, preti santi, diciamo, degni di questo nome, quindi che cercano di fare bene il loro lavoro, ce ne sono in giro. Dobbiamo sempre pensare che il male fa molto rumore e fa audience e fa notizia, il bene no. Ecco, però c'è, perché Dio non dimentica la sua Chiesa e, nonostante tempi duri, concede la sua grazia, lo Spirito Santo a chi si dispone a riceverlo, e quindi la possibilità di essere una santa famiglia, il santo prete anche oggi. Questo non toglie che l'attacco ci sta e questo non toglie che è necessario fronteggiare l'attacco chiedendo aiuto alla Madonna. Perché? Perché la Madonna ha vissuto in famiglia, cioè la Madonna ha vissuto tutti gli stadi di vita, perché per 12 anni ha vissuto da monaca quando stava nel tempio, per altri 20 abbondanti, 30 ha vissuto da sposa e da madre. San Giuseppe è morto poco prima, secondo la tradizione cominciasse la vita pubblica di Gesù, e lei ha fatto la sposa e la mamma, quindi spendendo larga parte della sua esistenza in famiglia. Poi è stata sempre San Giovanni Paolo II, insomma, che non si è fatto sfuggire nulla per lodare la Madonna. La prima era la più perfetta discepola di Gesù durante il ministero pubblico, e poi è vissuta con San Giovanni. Ci sono le tradizioni tra Gerusalemme ed Efeso, d'accordo? Perché le tradizioni portano in questa direzione per almeno una venticinquina d'anni, come attestano i documenti, insomma, dopo l'ascensione. Perché i documenti mostrano che San Giovanni fu fermo nell'attività apostolica per circa una venticinquina d'anni dopo l'ascensione. Dopo come dire, è stato molto prolifico sia nell'evangelizzazione che nella scrittura. Qualcuno dice che per questo è campato così a lungo, perché doveva recuperare il lavoro, come dire, non svolto nel tempo in cui ebbe l'altissima, beato a lui, ecco, carica di continuare ad essere il custode della vita terrena della Madonna, felicissimo lui, insomma. Cioè, immaginatevi 25 anni con la Madonna. Quando ci penso a San Giovanni, io dico sempre: beatissimo te. D'altronde era un puro, era il discepolo prediletto da Gesù. Si è beccato questo regalo. Rallegriamoci con San Giovanni, perché non possiamo fare altro, insomma. Quindi, regina della famiglia. Perché? Perché lei ha molto da dire alla famiglia e sulla famiglia, ha molto da dire alle donne. Abbiate pazienza. Sapete che c'è un proverbio africano che dice: chi educa un uomo educa un individuo, chi educa una donna educa un popolo. Voi sapete, io sono un individuo di sesso maschile, pur essendo un prete. Gli uomini sono sempre stati
non un granché. Di fatto, anche se qui qualcuno non li, chi ha sempre in qualche modo tenuto unita la famiglia, chi ha smussato gli angoli, chi è stato un pochettino il cuore del focolare domestico, è stata la donna, gli uomini cari. La donna felice di essere sposa e di essere madre. Non sto dicendo che in caso di necessità le donne non possono lavorare, cose di questo genere, no? Ecco, ognuno può fare il proprio discernimento, ma c'è stato un periodo, ecco, causato anche qui da forti pressioni ideologiche, in cui se la donna non è indipendente, intraprendente, capace di autonomia economica, se non deve sottostare all'uomo nei suoi soprusi, sembrava che non fosse una donna vera. Ma già questa prospettiva d'accordo, di litigio in un matrimonio cristiano, è certo che purtroppo, come dice il libro della Genesi, c'è tensione nei rapporti tra uomo e donna, verso di te sarà il suo istinto, degli ti dominerà. Ma se il matrimonio è cristiano, c'è un clima diverso nel rapporto tra uomo e donna. La donna non deve difendersi dai soprusi del marito, perché il marito ama la moglie come Cristo ama la Chiesa, se è un matrimonio cristiano. D'accordo? Non è che non ci siano stati, ci sono stati. Allora, ma una donna, come diceva la Madonna, dentro Nazareth, e non mi sembra che ho tanto dire che i tempi erano differenti. La Madonna dentro Nazareth era una perfetta sposa, era una grandissima donna di casa e lavorava, sì, lavorava in casa, perché faceva i lavori che facevano le donne un tempo, quindi faceva i vestiti, per esempio. Era sicuramente un'ottima sarta, perché i vestiti a quei tempi si facevano in casa, li faceva per San Giuseppe. E per il figlio faceva il pane, avrebbe voluto fare un ottimo fornaio, sicuro, d'accordo? C'aveva l'orto, certamente, d'accordo? Quindi non è che uno sta ficcato, chiuso dentro quattro mura. Ecco, ripeto, non è un problema il lavoro, se necessario, fuori casa, ma è un problema di forma mentis, cioè la donna ama la famiglia, ama la casa, ama il suo ruolo di sposa, dedita al marito e di madre che l'accoglie i figli, gli dà del tempo, li educa, gli sta dietro, tutti i sacrifici che questo comporta. Non è perdere tempo, non è che se una donna non lavora è improduttiva, che sta a fare dentro casa. Ma come che sta a fare dentro casa? Ma se potessi stare, se fossi io donna, se potessi stare dentro casa, d'accordo, come che sta a fare? Sta facendo il lavoro più nobile che esiste, cioè sta educando delle creature, ma ne pare poco, ne pare. Capite? Noi sappiamo da un punto di vista pedagogico quanti problemi ci sono oggi, cioè questo lo riconoscono anche gli psicologi laici, cioè se le figure genitoriali sono troppo assenti, quindi i figli che crescono con i nonni o con il babysitter, non è certamente l'ideale, non lo è. Io non voglio condannare chi lo fa, ma da un punto di vista oggettivo questa situazione non è l'ideale. Quindi regina della famiglia, perché la Madonna ha a cuore le famiglie, soffre enormemente. Ricordate per esempio le lacrime della Madonna di Siracusa, riconosciute dalla Chiesa. La Madonna pianse sul letto nuziale di due giovani sposi, in un periodo, in un contesto storico dove dilagava in Italia la contraccezione, purtroppo, che è stato precedente alla legge Fortuna. Già dalla fine degli anni 50 dilagavano, si erano inventati i preservativi, le pillole e cose di questo genere. Ecco. Che non piacciono a Dio questa roba qui, eh? Non è roba da figli di Dio, non è roba da figli di Dio questa roba qui. Piaccia o non piaccia, non lo è. Capite? Quindi la Madonna come modello è regina delle famiglie perché è stata vergine, sposa e madre, quindi accumulando questi titoli, uno dei quali apparentemente in contraddizione con gli altri due, come fa uno ad essere vergine al tempo stesso sposa. Lo è se è sposa virginale, come fa ad essere vergine al tempo stesso è madre, lo è se è madre sempre vergine, come Maria Santissima, unica fra tutte le donne è stata. Ecco, ma ha vissuto il suo ruolo in maniera, come sempre, eccellente ed esemplare. Infine abbiamo Regina della Pace. Anche questa litania è di recente introduzione, sinceramente non ricordo il Papa che l'ha introdotta e non l'ho ripassato, quindi non vorrei dire una sciocchezza, ma anche questa è di recente introduzione, e sapete che questo titolo è particolarmente amato dalla Madonna perché lo sta utilizzando in tantissime apparizioni, non faccio i nomi, ma tanto ce li vedrete tutti quanti, più o meno note recenti.
perché purtroppo oggi la pace non c'è. Lo vediamo tutti i giorni nei telegiornali e non è forse stato un problema di guerre fratricide intestine che flagellano il mondo. È l'uomo contemporaneo che la pace non ce l'ha più. E la pace non ce l'ha più per un motivo molto semplice, perché ha abbandonato Dio. Il motto di Papa Pio XII era Opus Justitiae Pax. Parafrasando un passo biblico di Isaia, se non ricordo male, approfondito da Sant'Agostino. La pace è l'opera della giustizia, cioè io ho aperto tanta pace interiore, tanto quanto opero secondo giustizia, cioè osservo i comandamenti di Dio. Perché appena io mi distacco da questi, dentro di me la pace io la perdo. Comincio a sentire il turbamento, l'agitazione e il non stare in pace. Se io non sto in pace con Dio, quindi non sto in pace con me stesso, se io non sto in pace con me stesso, non sto in pace con nessuno. E quindi comincio ad avere delle modalità relazioni quantomeno distruttive nei confronti del prossimo, che in alcune volte possono debordare. Quindi posso diventare violento, quindi usare le mani, volgare, quindi usare un massacro come dire, verbale nei confronti di chi la pensa diversamente da me, posso uccidere, posso diventare un assassino. Ahimè, posso diventare un guerrafondaio, quindi un fautore di guerra. Quindi la Madonna è la regina della pace perché? Perché lei ha vissuto sempre solo in pace. E perché? E indica la via della pace. La via della pace non c'è pace per gli empi, dice la Sacra Scrittura. Si trova soltanto in un rinnovato rapporto con Dio. E lei si sta. Non si può dire sgolando, insomma, perché la Madonna non grida e poi non ha più questi problemi legati alla miseria della vita terrena, nel senso che se uno grida su questa terra si sgola e gli va via la voce, no? Però sicuramente sta spendendosi in un'attività apostolica grande, parte della quale è ufficialmente riconosciuta la Santa Madre Chiesa, dove sta cercando di richiamare, ecco, specialmente dal 1917 in poi, che è stato un po' l'inizio dei tempi veramente duri, ecco, per il mondo da subito e per la Chiesa poi gradualmente, al ritrovo della originaria fonte della pace, che è un rinnovato rapporto con Dio. Uno può anche non crederci che sia così, ma si tratta di dimensioni oggettive. Come diceva Sant'Agostino, chiudo con la sua espressione: tu ci hai fatto per te e il nostro cuore non trova pace fino a quando non riposa in te. Capite? Cioè, se un uomo non crede in Dio, padronissimo di farlo, d'accordo? Cioè, abbiamo il libero arbitrio e Dio rispetta la volontà della creatura. Ma dal fatto che tu non ci credi, non consegue che Dio non esiste, né consegue che Dio non ti abbia creato, sei tu che non ci credi. Ma che Dio esista, che ti ha creato, siccome Dio esiste, siccome Dio ha creato, sono due realtà oggettive, per cui anche se tu non ci credi, tu sei sua immagine e somiglianza. E quindi sei, come dire, oggi noi diciamo con il computer, programmato per stare con lui. Quindi se non stai con lui, stai male. C'è niente da fare. D'accordo? Certamente è un programma non affidato agli istinti come gli animali e quindi che funziona in automatico. Tutti gli animali stanno in comunione con Dio, forza. Noi no, perché abbiamo la nostra libera volontà e torniamo all'argomento che è stato già oggetto precedentemente in quest'ultima catechesi di meditazione. Quindi se la volontà non si muove verso Dio, Dio che pur si muove sempre verso la sua creatura, cercandola, accattivandola, facendole comprendere il suo amore in tutti i modi possibili, Dio rispetta la libera volontà e sappiamo benissimo che l'ultimo atto tragico di questo rispetto è la possibilità reale per tutti, anche per me, dell'eterna dannazione. Quando una volontà umana si stacca volontariamente da Dio in maniera sensibile, grave, si mette quindi a ripete il non serviam di Satana e passa sotto la sua bandiera. Se Satana quando muore trova qualcuno sotto la sua bandiera, se lo prende e se lo porta dove sta lui. E una volta che ci entra non ne esce più. Una cosa molto molto più semplice di quanto pensiamo. Ecco, quindi chiediamo alla Regina della Pace, ecco, la Quaresima è tempo di grande pace, perché la Quaresima ha come
scopo, la stiamo vivendo, proprio quello di portarci al vivere alla frase che dice Gesù risorto. Cosa dice Gesù risorto? Pace a voi. Avete fatto bene il cammino penitenziale quaresimale, avete fatto una buona confessione per Pasqua, avete fatto una buona comunione. Se avete fatto tutte queste cose, il regno della pace comincia ad essere in voi e crescerà sempre di più. Tanto più quanto più manterrete e crescerete nell'unione con me. Bene, abbiamo finalmente finito l'Italia. Lauretane ce l'abbiamo fatta, figlioli miei cari, vi do appuntamento, se crede, la prossima settimana. Vi saluto e vi benedico. Ave Maria.